superare quello che oggi sembra essere più un limite mentale che tecnico. Per il Catania la trasferta di Caserta è un banco di prova importante dopo la buona prestazione dell'esordio col Fondi, macchiata solo dal risultato. Lucarelli non vuole che i sei gol all'Agragas in Coppa portino eccessivo entusiasmo, ha lavorato molto su questo aspetto con i suoi in questi giorni. Per questo un risultato positivo in Campania avrebbe un duplice significato sotto il profilo della mentalità e dell'approccio di una squadra che in trasferta lo scorso anno ha sofferto più del dovuto senza sapere replicare le prestazioni in casa. Cancellare quindi il tallone d'Achille delle partite lontano da Catania è l'obiettivo da subito, da domani, nonostante non sia così facile. Di fronte c'è una squadra ferita dalla sconfitta nella prima giornata a Catanzaro, dove è arrivata però non nelle migliori condizioni, ha pagato un primo tempo al di sotto delle aspettative. Scazzola, allenatore dei rossoblù, ha giocato col 4-3-3 puntando su un tridente formato da Marotta, Alfageme e Padovan, che però non ci sarà perché è squalificato. Il Catania arriva a questa partita con la voglia di affermarsi da subito. Il mercato è stato chiuso con l'addio ad Anastasi e Pozzebon e l'innesto di Blondet. Tutto secondo i piani, tranne la situazione di Khalil e la necessità di mettere Da Silva fuori dalla lista over. I due giocatori infatti non figurano nemmeno nella lista dei convocati. A Caserta potrebbe giocare subito Blondet dietro con Tedeschi e Aia. La conoscenza dei due ex del Cosenza potrebbe agevolarne infatti l'inserimento. Una mossa che sposterebbe Marchese a sinistra, dove si trova più a suo agio, con Semenzato a destra. In mezzo Lodi non si tocca, Caccetta e uno tra Di Grazia, Mazzarane e Biagianti si giocano la seconda maglia d'interno. Mentre in attacco, con Ripa ancora non in grado di gestire 90 minuti, toccherà Curiale e Russotto. A mercato chiuso e senza più interferenze, adesso a parlare dovrà essere il campo.